senza fine, sono sconfitte senza fine. Buonasera, amici dello Gioco Duro. Abbiamo perso anche oggi 2-1 a Torino. E ragazzi, cosa volete fare? Cosa vi devo dire? Ditemelo voi, cosa vi devo dire? È inutile che mi dite no, però abbiamo giocato bene, però c'è sempre qualcosa che manca. C'ha ragione il mio amico Teo, c'è sempre qualcosa che manca. Perché non c'è serenità, non c'è, punto, non c'è. Questa è la sintesi, non c'è. Vi basta come sintesi? Se volete vado nel dettaglio, lo so già, adesso arrivano tutti i cugini, non c'aveva niente da fare stasera, no? Hanno guardato noi proprio a gufare. Adesso arrivano, e allora Donnarumma, portiere più forte del campionato? Perché ieri Andanovic ci ha parato due palloni, allora è diventato lui il portiere più forte del campionato. Rimane Donnarumma, oggi ha fatto un errore, ovviamente, giocando nel Milan, dove comunque qualunque azione diventa un pericolo. Cioè, ragazzi, quello lì ha preso una palla, Belotti, in una zona di campo dove in qualunque altra squadra del mondo non è un pericolo. Cioè, è una palla che finisce lì. Questo arriva, lo fai tirare sul destro, tra l'altro, ma almeno portalo sul sinistro, Calabria. Poi dicono che non deve giocare Conti perché Calabria difende meglio. Ma dove difende meglio Calabria, ragazzi? Mica è la prima volta che fa ste robe. Sicuramente dovrà crescere, magari diventerà anche un difensore medio. Non sarà mai il titolare del Milan Calabria. Quindi perché stiamo insistendo su sto Calabria? Conti, con i suoi errori che farà, difensivi, eccetera, ha le potenzialità per diventare un grande terzino. Ha le potenzialità. Calabria no. Calabria non ce le ha. Rimarrà sempre un difensore mediocre. Sempre. Sarà sempre un difensore di Serie A, forse, da squadra di medio-basso livello. Quello è Calabria. Quindi è inutile che insistete su Calabria. Meno male che già, almeno dall'altra parte, Dazon Rodriguez oggi l'abbiamo fatto riposare. Comunque sì, ha fatto un errore Donnarumma. Quella è colpa di Donnarumma, perché comunque è vero che tu l'hai fatto tirare Belotti, però lì la devi parare, anche se ti ha tirato una mina, lì la devi parare, ha fatto un errore, quindi non ci nascondiamo dietro un dito, anche se facendo così potrei anche nascondermi, però non mi nascondo dietro un dito. Errore di Donnarumma, male, perché quelle palle le deve parare. E ci ha salvato tante altre volte, anche sul secondo gol ci aveva salvato, poi ribatti, ribatti, rimpalli, rovesciate, poi alla fine, poi vedi, quando non sei a posto mentalmente, perché non c'è quadratura, non c'è, tante cose mancano, poi basta un niente e perdi le partite. Quando sei fragile, noi oggi siamo fragili, siamo fragilissimi, basta niente che perdi la partita. Nonostante, tra l'altro, oggi abbiamo fatto una buona partita, ragazzi. Cioè, fino all'uno pari di Belotti, in realtà il Milan ha fatto forse la miglior partita del campionato fino a oggi. Perché se andiamo a rivedere come abbiamo giocato prima, oggi abbiamo fatto la miglior partita. È da dire, siamo in crescita. Perlomeno si è vista una crescita. Questo è da dire, non è che lo voglio nascondere. Sapete che io sono abbastanza obiettivo, ma vedete che non sono neanche arrabbiato, perché io quest'anno non mi aspetto niente da questo Milan. Quando tu prendi un allenatore che massimo nella sua vita ha fatto il nono posto, ti meriti di arrivare a quel posto là. La colpa non gliela do né a Giampaolo né ai calciatori. La colpa è della società. La colpa è della società. Adesso l'unica cosa positiva è questa cosa dello stadio. Infatti molti mi hanno scritto, molti, in realtà un mio amico mi ha scritto, quelli che criticano, non abbiamo la squadra e tu pensi allo stadio. No, io penso allo stadio sì. Penso allo stadio perché tanto questa squadra dove vuoi andare? Almeno lo stadio ti dà la percezione di avere un futuro. Oggi, a differenza di tutte le altre partite, cioè, per esempio, col Brescia abbiamo vinto, col Verona abbiamo vinto, ma ero arrabbiatissimo. Oggi non sono arrabbiatissimo perché oggi, anche se abbiamo perso, giustamente, abbiamo dimostrato di essere fragili, in realtà ho visto la possibilità di creare qualcosa per il futuro. E fondamentalmente, se vado anche a rivedere gli acquisti fatti, se vado a rivedere gli acquisti fatti, per quello che abbiamo speso, non abbiamo speso male, a differenza del passato, quando abbiamo speso male. Stavolta non abbiamo speso male. È entrato Jack, finalmente è tornato Jack. Tra l'altro, parentesi, era fallo su Jack.
Il gol dell'uno pari era fallo su Jack. Se fosse capitato ad altre magliette con altri colori, si andava a vedere al VAR, si annullava, la partita finiva 1-0 e loro erano i campioni del mondo. In realtà noi, giustamente, non ci fischiano più niente. Anche, anzi, è espulso anche Reina dalla panchina. Non ci fischiano più niente, era fallo. Non è andato neanche a rivederlo l'arbitro. Vabbè. Tanto non me l'hanno fatto rivedere nemmeno a me. Magari poi non lo era fallo, però da a velocità normale mi sembrava fallo netto. Poi non me l'ha fatto rivedere, cioè neanche la televisione me l'ha fatto rivedere. Pensa a te. Vabbè, niente, quindi ragazzi, abbiamo perso. Tra l'altro, oggi abbiamo perso. Però di tutte queste critiche che giustamente ci arrivano, se vincevamo stasera, eravamo pari punti con Napoli, perfetta posizione in classifica, Piontek che ha un gol da Lukaku. No, giusto così ve lo dico perché magari nella vostra testa pensate che qua c'è una squadra disastro, disastro per quello che ci aspettiamo noi milanisti. Ma fondamentalmente a livello di punti, a livello di cose, sta lì. Ovvio che se tu perdi 3 partite su 5, dove vuoi andare? Non puoi arrivare quarto. Se perdi 3 partite su 5, anche se non hai avversari, perché ragazzi, la Lazio, la Roma, l'Atalanta, l'Atalanta è già meglio. L'Atalanta perché ha le coppe. Ma non è che hai questi grandi avversari, potresti superarli, ma se perdi 3 partite su 5, ma poi sei fragile, basta niente che perdi le partite. Tra l'altro anche sul 1-0 eravamo lì che facevamo noi gioco, poi abbiamo preso quel gol di Belotti, basta, finita la partita, blackout. Abbiamo rischiato pure di perdere di più, meno male che Zaza è svenuto proprio davanti a Donnarumma, tanto ipnotizzato anche lì Donnarumma. Abbiamo preso il gol colpa sua, però poi e prima, ragazzi, così, quello prende ovviamente tutte le partite, salva almeno 3, 4, 5 palle gol, prima o poi un errore lo fa, è normale, è la normalità più assoluta, ovvio che se dovesse fare 2 parate a partita diventa più forte del mondo. Infatti adesso speriamo rinnovi, perché sennò paura ce lo ruberanno Gigio, che è il giocatore più forte che abbiamo forse. Vabbè, niente ragazzi, di positivo ho visto comunque delle azioni un po' prevedibili. Arriviamo lì in alto. Tra l'altro, che sì, cosa ha fatto che sì anche lì, che sì, gli ha dato una palla Jack al bacio, che non era fuori gioco, capita che sia stato fuori gioco, ma non era fuori gioco, al VAR sarebbe stato gol. La stoppa, fa una finta numero, che infatti il difensore non ci credeva neanche lui che si sapesse fare quel tipo di finte, davanti al portiere fa la finta, c'ha la palla sul sinistro, al volo, con la porta vuota, ma dove ha tirato? Ma ragazzi, ma nemmeno, cioè nemmeno un giocatore di terza categoria fa una roba del genere, ma come fai a non prenderla, ma dove ha tirato? Ma ha tirato a 4 metri dalla traversa, dove ha tirato? Qual è la due pari, eh? Poi per assurdo devi appareggiare a Torino due pari, ci poteva anche stare. Vabbè, quindi ragazzi, niente, non faccio sfoghi per oggi, anche perché ripeto, secondo me abbiamo fatto la miglior partita del campionato. Gli allenatori come Giampaolo sono così comunque, ragazzi. Io sono un difensivista, ditemi quello che volete, sarò meno bello da vedere, ma a me mi interessa fare i punti in campionato. Non mi interessa essere bello, mi interessa fare i punti. Io sono un allegriano. E allora? Sono un allegriano. Mi interessa fare punti, non mi interessa essere bello. Se volevo essere bello, nascevo alto, biondo, con gli occhi azzurri. Invece sono brutto, piccolo e nero. Quindi non mi interessa essere bello. Mi interessa essere efficace e funzionale. E purtroppo non lo siamo. Va bene, ragazzi. Mettete un like, iscrivetevi al canale Lo Zoccolo Duro. Oggi vi ho fatto video, extra video, perché vi ho fatto video sullo stadio. Molto interessante, ho rivisto tra l'altro ancora la presentazione e sono ancora più convinto per Populos già solo dalla presentazione, perché il progetto Manica CMR non mi ha fatto vedere niente di quello che mi interessa, non mi ha fatto vedere nulla. Unica nota positiva oggi di casa Milan è la cosa dello stadio, e che comunque abbiamo fatto una buona partita, ha messo Teo Hernandez. Va bene, buon giocatore, sicuramente un altro giocatore rispetto a Rodriguez. Ha messo Benasser. Secondo me Benasser deve giocare lui. Çalhanoğlu, ragazzi, non ce la faccio più a vedere Çalhanoğlu. Suso, lo sapete,
non ce la faccia vedere Suso. Piontek sì, ha segnato il rigore, ma poi tanto che parata ha fatto Sirigu all'ultimo minuto, al 92esimo, sul colpo di testa di Piontek. Cioè ci gira anche un po' male, eh. Ci gira anche un po' male, ma quando tu sei debole tutte le cose sono, girano male, tutte le cose girano male. Vabbè ragazzi, dai, ci vediamo domani, vi farò un video magari più lucido, oggi sono meno lucido, tanto ho giocato, poi ho visto la partita dopo la partita, cioè sono anche un po' stanco, un po' abbattuto. Dai, ci vediamo domani, mettete un like, fate i bravi, ciao belli, ciao 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 ciao.